religioni insistono spesso sull'importanza del nesso tra la scoperta dell'agricoltura e la sopravvivenza dell'anima dopo la morte. In particolare in Mircea Eliade non si stanca mai di ribadire che la prima forma di coltivazione delle piante alimentari abbia inaugurato una serie di concatenazioni simboliche incentrate sulla donna, la fertilità, la luna, il ciclo delle stagioni. Non sono molti gli storici delle religioni contemporanei che accettano la teoria del matriarcato primordiale. Tuttavia è evidente che la donna è stata la prima a prendersi cura delle piante alimentari. Nel Neolitico sicuramente è esistita un'agricoltura primitiva, in grado di prescindere dall'aratro e dalla cereocoltura, focalizzata su vegetali tuberosi e sugli alberi fruttiferi. Come mito di fondazione per la scoperta dell'agricoltura si trova presso popoli primitivi un racconto incentrato sulle gesta di un particolare antenato, il Dema. Questo termine è diffuso dai Marind Anim della Nuova Guinea, affine al mana malesiano e come quest'ultimo utilizzato per designare tutto ciò che è al di fuori dell'ordinario. Solitamente il racconto mitico che vede il protagonista un Dema narra di un gigante, di un essere primordiale che, smembrato, le cui membra lacerate cadono dal cielo nel sottosuolo provocando l'emergere delle prime piante alimentari. Il punto focale è che il creatore, l'essere supremo dei primitivi, il Dio celeste, per esprimere tutto il suo potenziale di trascendenza ed alterità dal creato, deve essere necessariamente un Deus Optiosus. La creazione implica inevitabilmente il rischio della commissione panteistica del creatore con la creatura, in guisa che qualche... Non si sente? In guisa... Non si sente? Accendilo, corri meno, sì. Se non arriviamo alla fine non fa niente, perché sì, basta. Però ci dai la possibilità di... Di seguirmi. Allora dicevo, la creazione implica inevitabilmente il rischio della commistione panteistica del creatore con la creatura, in guisa che qualche eretico potrebbe rinvenire un dio nelle cose più spregevoli, come il fango o i capelli. Allontanando il creatore nel cielo si evita il pericolo di forgiare categorie blasfeme, ma il rovescio della medaglia di questa operazione si è costituito dal sospetto dell'indifferenza e della impossibilità e della impassibilità del creatore verso la città terrena agostiniana. Per contro, archetipi come quello della Madre Terra non incorrono nel problema teologico della creazione, non devono necessariamente rilevare il loro differente lignaggio ontologico verso le creature. Il loro fascino risiede nel richiamo dell'immanenza materica contro le irraggiungibili glaciali sinforie iperuraniche dei mondi celesti. Questi archetipi danno e tolgono in termini di selvaggina o di frutti della terra, ma anche di vita o di morte. La madre terra è riconducibile all'archetipo della dea primordiale e al matriarcato originario. Ovunque si presentano le stesse connessioni simboliche, fondate sulla fertilità femminile, la luna, il divenire, la commistione dionisiaca delle forme. La madre terra realizza la coincidenza oppositorum, la coniunzio tra gli opposti, mentre gli archetipi celesti producono serie irriducibili di dicotomie, bene male, maschio femmina, creatore creatura. Questa coniunzio è tra gli opposti e realizzata nel culto della madre terra, non impedisce però la simultanea partecipazione dei due principi distinti all'azione cosmogonica. La madre terra è fecondata dalla pioggia, lasciata cadere dal dio del cielo, che tuttavia ha caratteristiche differenti dal creatore, vero e proprio Deus Optiosus, ed è più simile al re del Pantheon greco o a quello del Pantheon nordico, Zeus o Wotan, che a differenza del primo, cioè del creatore, non sono onnipotenti e continuano ad interferire nelle vicende umane. La terra, proprio per la sua capacità di incorporare i due estremi della vita e della morte, della fecondità e del ritorno finale alla polvere del suolo, si pone come grande sintesi delle dicotomie fenomeniche, bene e male, piacere e dolore. Abbiamo visto come siano state elaborate ed associate le valenze simboliche della terra e della donna,
e quindi la ciclicità, la fertilità, la cura delle piante. Tuttavia, in alcune religioni, come in quella egizia, assistiamo a un vero e proprio rovesciamento dell'allegorico. Per esempio, la dea Nut, che ha caratteristiche forse ancora più arcaiche e primordiali rispetto a quella madre terra, è la dea del cielo, mentre sì, mentre Zeb è dio della terra. Però, come diceva Ornung, per gli egiziani il preciso ordine delle gerarchizzazioni non era il punto decisivo. Esso poteva cambiare. Shu o Tefno potevano comparire come i genitori di Osiride, Set come il fratello di Osiride o di Horus. Quello che importa è solo il principio che consiste nell'ordinare gerarchicamente il Pantheon. Nut quindi genera Set, Osiride, Iside e Neftis. Iside è anch'essa dea madre, come emanazione di Nut, anche se ha caratteristiche sincretiche, poiché riconosce un differente linguaggio cosmogonico e porta, seppur seriore, a fondere caratteristiche dei dei antecedenti. Nella maggior parte delle regioni, tuttavia, la dea madre rimane associata alla terra. La preghiera dedicata a Daviten, Zida, la dea terra degli Zuni del Nuovo Messico, recita testualmente: possa colui che fa la pioggia irrigare la madre terra, affinché ella sia bella da guardare. Possano coloro che fanno la pioggia irrigare la madre terra, affinché ella diventi feconda e possa dare ai suoi figli e a tutto il mondo i frutti del suo essere e cibo in abbondanza. Se gli archetipi sono universali, risulta però variegata la loro manifestazione in diverse culture. Un popolo di cacciatori e raccoglitori non vive come un popolo di agricoltori. Presso gli agricoltori l'archetipo della grande madre si esprime nel culto della madre terra, signora della vegetazione e dell'agricoltura. Presso i cacciatori e raccoglitori avremo invece il culto della signora degli animali, cui il cacciatore lascia nel bosco un'offerta primiziale, una parte del raccolto o una singola preda come ringraziamento. Un'importante chiave di lettura sulla genesi del monoteismo deve essere ricercata nell'interazione tra i popoli e l'ambiente. Per gli indoeuropei, germani, celti, slavi, ari, che vivevano immersi in un ambiente naturale ricco di foreste, paludi, corsi d'acqua, era naturale identificare i luoghi naturali con molteplici divinità, specialmente femminile, mentre i nomadi del deserto erano portati a idealizzare un modello patriarcale dominato da un singolo capo di tribù maschio, dotato di potere assoluto sui sudditi. Lo stesso culto di Iside si è diffuso più velocemente tra le genti contadine, perché la donna è tradizionalmente dedita alle piante e richiama da sempre l'idea di fertilità universale. Al contrario, tra i semiti del deserto, popolo di pastori, dove predominava l'allevamento del bestiame, la donna è sempre stata socialmente poco rilevante. L'importanza dell'archetipo femminile e religioso deve essere cercato nella scoperta dell'agricoltura e nella coltivazione delle piante, o comunque sia nella vicinanza di importanti corsi d'acqua, come il Nilo. Tra le civiltà cosiddette primitive, appartenenti al gruppo dei coltivatori, a testimoniare una posizione femminile socialmente elevata, per esempio tra gli Aonaga della pianura di Assam e India. Tuttavia, queste considerazioni diffuse dagli studi di geografia religiosa non inficiano l'idea del matriarcato e del culto della dea. Campbell dimostra benissimo come prevalentemente dualistici sono le religioni del padre. Infatti distinguono il bene e il male, il sole e le tenebre, il maschile e il femminile, il vero e il falso, mentre le religioni della madre considerano le coppie d'opposti come semplici aspetti complementari della realtà, da ricondurre a unità. Mentre nella spiritualità solare maschile il sole esclude le ombre, in quella lunare luce e ombre sono complementari e sussistono simultaneamente. La grande madre quindi è un archetipo religioso che simboleggia il ciclo della natura, che crea per distruggere, ma distrugge
per creare anche, originariamente nella civiltà agricole arcaiche o primitive, il culto della grande madre o madre natura si diffonde con la scoperta delle piante alimentari. Si potrebbe introdurre una prima distinzione tra i popoli di cacciatori e raccoglitori e i popoli che praticano la pastorizia e quelli che invece conoscono l'agricoltura, anche se a livello primitivo. Per la mentalità primitiva era strabiliante che dai semi sorgessero le piante alimentari, dopo che i semi stessi erano stati immessi nel terreno. Questo non si sente molto, Questo evento fu sicuramente messo in connessione con l'alternarsi periodico delle stagioni e con la fertilità della donna, sia perché il grembo femminile, come la terra, partorisce i suoi frutti, sia anche, come abbiamo detto, perché la donna è stata la prima a prendersi cura delle piante stesse, mentre l'uomo si dedicava alla caccia e alla guerra. Questa importante serie di nessi simbolici, terra, acqua, stagioni, donna, ciclo mestruale, si aggiunse il simbolismo lunare. La luna simboleggia l'eterno ritorno del divenire, la ciclicità dell'anno e del cosmo, che a differenza dell'astro solare si trasforma evolvendosi nel cerchio perenne del tempo. Quindi al potere della grande madre erano associati i regimi matriarcali, come per esempio quello della civiltà minoica, prima della conquista dell'Ellade da parte degli Achei, adoratori del montone e del solare Apollo. Cibele in Frigia, Iside in Egitto, Astarte in Fenicia, Inanna nella civiltà sumera, Rea a Creta, Ecate, dea degli inferi preellenica ed altre. Sono tutte grandi madri. Naturalmente tra gli dei indoariani non si deve dimenticare Calilla Nera, forse la dea che più di tutte, danzando sopra una piramide di teschi ed indossando una collana di mani, racchiude il significato profondo della natura, che genera per distruggere, ma sa proteggere i suoi figli. Dunque un parallelismo tra l'elemento tenebro, terribile e distruttivo, e quello materno, protettivo, generatore. Femmina sanguinaria, ma al contempo materna, assassina e nello stesso tempo madre. Ventre fertile e tomba del mondo. Del resto, anche nel tantrismo shivaita, l'aspetto femminile rappresentato dalla Shakti è più importante di quello maschile. Shakti è la manifestazione della potenza di Shiva. La lezione tantrica supera il dualismo gnostico manicheo, per il quale la realtà è essenzialmente dicotomica. La lezione della grande madre è in fondo questa: Kali con la destra porge doni e con la sinistra cinge la spada. Ritornando adesso sull'archetipo molto diffuso presso la civiltà dei raccoglitori, la signora degli animali, essa esercita la sua potestà sulle prede, concedendo e rifiutando, velando e nascondendo la selvaggina al cacciatore. Buon esito della caccia dipende in maggior misura più da questa figura che dal cacciatore. Se quest'ultimo non rispetta le norme tribali, le probabilità e l'esito di una felice caccia diventano esili. Un tabù diffuso, infatti, è proprio quello che vieta di uccidere un numero di prede maggiore a quello che sono necessarie per il sostentamento della comunità. E questo è molto attuale nella società odierna per quanto riguarda la depredazione che facciamo noi delle risorse naturali. La signora degli animali di solito si presenta sotto sembianze teromorfiche e vive nella foresta. Accanto alla signora degli animali compaiono spesso, nella tradizione dei cacciatori, esseri morfologicamente analoghi. La questione della presunta anteriorità della prima rispetto ai secondi è tuttora oggetto di discussione tra gli storici delle religioni. È possibile che la signora degli animali incarni un unico archetipo per tutte le specie, così come è possibile che ognuna possieda una specifica signora degli animali. Molti popoli di cacciatori attribuiscono l'esito della caccia piuttosto ai vari spiriti del bosco. Altre volte gli spiriti del bosco abdicano alla loro funzione di numi tutelari, diventando antagonisti degli stessi cacciatori ed ostacolandone la caccia. La ritualità cultuale della signora degli animali è fondata sull'offerta primiziale. Il cacciatore lascia nel bosco parte della preda cacciata o del miele sottratto
esortando la signora a raccoglierlo. La signora degli animali, come abbiamo visto, è peculiare del sistema mitico dei cacciatori-raccoglitori, come la terra madre concerne gli agricoltori. Entrambi i paradigmi femminili rimandano all'ulteriore archetipo primordiale, la grande madre. La nostra ipotesi si fonda sulla plausibilità di adattamenti storico-contingenti applicati alle variabili della geografia umana. L'archetipo femminile primordiale è universale, dipende dalle varianti culturali e la sua ulteriore assimilazione come terra madre o come signora degli animali. Come abbiamo visto, un popolo di cacciatori-raccoglitori non vive e prega come un popolo di agricoltori. Nel momento però che una civiltà passa dall'agricoltura primitiva, quindi assenza della scrittura, dell'aratro e della cerocoltura, ad una struttura più socialmente superiore ed indifferenziata, le due variabili possono coesistere. Per esempio, in una civiltà superiore come quella ellenica, troviamo contemporaneamente la signora degli animali nelle vesti di Artemide e la terra madre raffigurata da Cibele o da Demetra. È possibile rintracciare la signora degli animali in molte tradizioni. In Grecia troviamo non soltanto Artemide con il cervo, ma anche Atena con la civetta e Afrodite con la colomba. Questo archetipo è anteriore non soltanto all'età classica, cioè V-VI secolo, ma anche all'età omerica, che è del VII secolo. Sicuramente la signora degli animali appartiene al Neolitico, ma troviamo tracce del culto risalente addirittura al Paleolitico. Nell'Anatolia centrale è stata rinvenuta un'antichissima scultura, risalente approssimativamente a 6500 anni fa. La statua in terracotta raffigura la signora degli animali seduta su un trono nell'atto di partorire, mentre con le mani si appoggia a due leopardi collocati ai lati. Un'altra statua in terracotta, di provenienza sumera, rappresenta la signora degli animali nuda, alata, presumibilmente identificabile con Lilith, circondata da due civette, che siede sul dorso di due scimmie. Nel palazzo di Cnosso, nella Creta minoica, una statuetta ritrae una figura femminile che impugna due serpenti, mentre ne sta partorendo un terzo. Sempre nella Creta minoica, un sigillo riproduce una figura femminile che fuoriesce dalla vetta di una montagna, accompagnata da due leoni e da un fanciullo. Nell'Asia minore, la signora degli animali è riconosciuta come Kubaka o Cibele, affiancata da leoni. In Egitto Iside nella sua manifestazione sotto forma di falco, ma anche Hathor dalle corna di vacca. Astarte è la signora degli animali cananea e, come nella versione minoica, impugna i serpenti. La signora degli animali indiana è Parvati o Tara, rappresentata mentre cavalca un leone, o anche Durga, dea dalle 10 braccia con le quali colpisce i demoni. In Giappone troviamo Amaterasu, dea solare, fondamentale nello shintoismo, mentre presso gli Inuit è presente Sedna, protettrice delle foche, dei tricheki e delle balene. Per gli indiani americani Hopi, la signora degli animali si presenta sotto le vestigia della donna ragno, Kokianguruti, mentre madre della nascita e della morte. Nokomis è la signora degli animali angolchina, mentre la messicana Kikomekaote rappresenta il cuore della terra ed è raffigurata insieme ai soliti serpenti. Anche in Africa è ritratta con i serpenti. Mentre un'altra signora degli animali, Osun, si presenta con i pavoni, un accostamento che si riscontra nella tradizione cristiana, dove Eva è raffigurata con il serpente e Maria con le colombe. Nel folklore europeo è possibile rintracciare la presenza della signora degli animali sotto immagini teriomorfiche e caricaturali, come Mamma Oca, il coniglietto pasquale o la cicogna. Gli inni omerici contengono due fervide raffigurazioni della signora degli animali.
l'inno alla terra e l'inno alla madre degli dèi. In entrambi questi inni la signora degli animali presenta caratteristiche speculari alla madre terra, madre del cosmo, dominatrice non soltanto degli animali, ma anche del regno vegetale e minerale. Questo non significa che l'archetipo della signora degli animali sia universale. Simboli e mitologemi sono determinati dalla fruizione culturale. La signora degli animali difficilmente troverà diffusione tra gli agricoltori. Al contrario, è plausibile ipotizzare la trasformazione di una signora delle piante o madre terra nella signora degli animali durante il passaggio da una cultura dedica alla caccia e alla raccolta ad una prettamente agricola. La studiosa Harrison rimanda l'origine dei due inni omerici ad una fase preagricola. La Harrison, insieme ad un gruppo di studiosi della spiritualità arcaica femminile corrente di pensiero che annovera i menti storici come Maria Gimbutas, rimanda la diffusione del culto della Dea al Paleolitico superiore e all'età della pietra, addirittura 40.000 anni fa. A sostegno di questa teoria sono state rintracciate diverse immagini di Venere incinte disegnate all'interno di caverne che risalgono al Paleolitico superiore. Queste figure, che presentano fianchi e seni poderosi, richiamano enfaticamente il potere della sessualità e della maternità. Gertrude Levi identifica i graffiti con la signora degli animali, mentre fino ad allora si riteneva che il significato di queste immagini doveva essere messo in relazione con gli atti magici della caccia, in questo caso magia mimetica. Per Gertrude Levi, le stesse caverne su cui sono ritratte immagini di caccia devono essere intese nell'immaginario preistorico come allegorie del grembo materno, ulteriore rimando alla signora degli animali. Queste icone intendono significare il desiderio dell'uomo preistorico di condividere l'essenza della signora degli animali, di adorarne il potere creativo, piuttosto che elaborare semplici tecniche mimetiche di caccia, volte ad assicurare una facile cattura della selvaggina. Queste teorie sembrano suffragate dall'inverimento di una statua paleolitica raffigurante una donna incinta, nuda e dotata di un corno di bisonte. Icone della signora degli animali appaiono anche durante il Neolitico, nel vicino Oriente, nelle terre circostanti il Mar Egeo e l'Adriatico e le isole che si estendono fino all'Ucraina occidentale. Secondo la Gimbutas, nell'Europa arcaica, quindi anteriore all'età del bronzo, era diffuso il culto di una dea teriomorfica, metà serpente e metà uccello, che poteva manifestarsi anche con il corpo di una donna dalla testa d'uccello, legata alla ciclicità della vita e della morte, alle stagioni e all'agricoltura. Ritroviamo la stessa associazione simbolica tra serpente, l'animale che striscia e quindi più legato per simbiosi alla terra, unico in grado di sconfiggere la morte e rinasce attraverso il cambio della pelle e delle squame, e l'uccello, nella fattispecie l'aquila, simbolo del liberarsi dello spirito che si avvicina al sole, quindi la verità. La dea europea, epifania del potere femminile che dona la vita e la sottrae, era generalmente accompagnata da un cane, da un toro e da un caprone, ed anche da un maiale addomesticato, che era la vittima sacrificale per eccellenza dei sediori misteri ed Eusini. Questa dea non incarnava la trascendenza, ma piuttosto la vita ciclica della terra, confermando in pieno l'associazione simbolica tra cielo con la trascendenza e della terra con l'immanenza. Per Gimbutas, soltanto l'elemento femminile rappresentato dalla dea, che nell'Europa arcaica appariva come signora degli animali, simboleggiava il potere della procreazione. Al contrario, l'elemento maschile si limitava a compiere un'azione di stimolazione e di potenziamento della vita. Ma generalmente la generazione era prerogativa della grande madre, in questo caso della signora degli animali. Come abbiamo scritto, sono state le donne a sviluppare l'agricoltura, perché nella società preagricole
i cacciatori raccoglitori erano preposti alla raccolta delle piante, del seme e dalla germinazione delle stesse. Il nesso simbolico successivo si stabilì tra la fertilità femminile e quella del suolo, cui si aggiunsero le fasi lunari e le maree. Il mare simboleggia l'incoscio, l'indeterminatezza, la fluidità, lo stadio amniotico, il ventre materno. Sarebbe dunque plausibile la teoria che vede la trasformazione dell'archetipo femminile primordiale dalla prima ierofania come signora degli animali alla successiva madre terra, come conseguenza della scoperta dell'agricoltura da parte delle donne paleolitiche.